Un Abruzzo che piace, i prodotti hanno suscitato interesse, tanti contatti e relazioni messe in campo. Mention è un sentiment positivo e un messaggio diffuso anche in paesi lontani da Dubai, in Europa, Africa e altri paesi, anche la Russia. Dopo la missione della regione Abruzzo a Dubai nell'ambito del programma di Abruzzo Sostenibile nell'Agri-Food all'Expo 2020, sono stati presentati risultati eccellenti, dati incontrovertibili e scientifici, che vengono fuori anche in maniera analitica dalla piattaforma telematica messa in campo. La regione ha promosso la missione con il suo braccio operativo e soggetto attuatore, l'ARAP. In questa vetrina mondiale hanno sfilato le eccellenze enogastronomiche prodotte da imprese abruzzesi. Oltre 120 prodotti e 22 imprese che hanno potuto confrontarsi con i mercati esteri, alcuni ancora poco esplorati. Ferratelle abruzzesi, vino, oli, pasta, zafferano, tartufo, prodotti che hanno suscitato grande interesse. Ma a suscitare interesse maggiore è stato proprio il brand, il sistema Abruzzo nel suo complesso. La missione è stata presentata dal vicepresidente della giunta regionale, assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente, dal direttore ARAP Antonio Morgante, che ha rappresentato il presidente Giuseppe Savini, e dal capo della delegazione a Dubai, Romeo Ciammaichella. Vicepresidente Emanuele Imprudente, tornati da questa missione di Dubai, si è parlato di Agri-Food, avete portato tanti prodotti ma soprattutto tante imprese per creare anche occasioni concrete di lavoro e di approdo a nuovi mercati. Volendo fare, diciamo, un resoconto, come è andata? Quali sono gli aspetti più interessanti che vengono fuori? Beh, innanzitutto abbiamo portato l'Abruzzo in un mercato che non era per niente conosciuto e oggi diamo i risultati in maniera scientifica. Per la prima volta possiamo testare quello che è stato il lavoro fatto sull'Agri-Food e grazie ad ARAP, che sarà il nostro soggetto attuatore, daremo quelli che sono i dati con cui tramite la piattaforma che loro hanno messo a disposizione le aziende di Business Intelligence, proprio quello che è stato il valore della percezione dei contatti che ci sono stati in quei mercati, in quel mercato emiratino. I risultati sono eccezionali, da pressoché zero abbiamo avuto proprio una dimostrazione che i grafici dimostrano in maniera chiara che c'è un'inversione di tendenza. Per la prima volta l'Abruzzo è stato presente, per la prima volta l'Abruzzo è andato al centro di queste dinamiche di conoscenze del proprio territorio, della propria storia, della propria cultura e dei propri prodotti, quell'unicum su cui stiamo lavorando proprio per l'internazionalizzazione delle nostre aziende e dell'Abruzzo. Questo è un percorso che abbiamo avviato sull'Agri-Food, che avrà altri processi diciamo continuativi, che sono legati, ecco, oltre a mettere a disposizione dell'azienda e la piattaforma, l'esperienza fatta a Dubai, saremo a Bruxelles anche per una cosa similare a fine marzo, e stiamo anche mettendo a disposizione, sempre tramite ARAP, che ringrazio, quello che è anche la possibilità di rispondere a dei bandi SIMEST proprio sull'internazionalizzazione, che sono dei bandi legati alle imprese proprio per questo argomento, e che verranno messi, ci sarà l'opportunità per coloro che vorranno partecipare tramite ARAP, insomma, di poter strutturarsi anche con fondi e strumenti aggiuntivi e innovativi. È emerso in maniera chiara che cosa? Che la qualità dei nostri prodotti, il valore del nostro territorio è un'unicità a livello internazionale. Dobbiamo essere capaci di continuare questo percorso, che per la prima volta si è fatto ed è bene sottolinearlo, perché in passato non è mai stato fatto, ma questo elemento da mettere a sistema, da mettere a rete, è quell'unicum che serve per far fare il salto di qualità alla nostra regione. Ecco, l'aspetto interessante, i prodotti abruzzesi interessano, piacciono sempre di più, quindi ci sarà possibilità, insomma, si sono create relazioni per entrare in questi mercati, ma lei giustamente diceva si è presentato un sistema, il sistema anche dei parchi, insomma si è parlato anche di questo, un brand finalmente riconoscibile, cioè non ci si presenta più un po' in ordine sparso. Assolutamente sì, noi abbiamo puntato molto, e secondo noi è questo l'elemento su cui l'Abruzzo deve caratterizzarsi, nel promuovere quella l'alta qualità del nostro valore ambientale, che è un unicum di una regione che ha tre aree protette nazionali, una protezza regionale come parchi, poi ha 26 aree protette regionali e ha anche un'area marina protetta, che è quella di Cerrano. Questo deve essere un elemento di valore, di forza, valore di forza, perché poi è una regione che in un'ora è da un mare pulito alla montagna più alta dell'Appennino, quindi tutto questo è un sistema ambientale, un sistema turistico, una regione di grande storia, di grande cultura, che abbiamo messo a rete, e l'abbiamo messo a rete ancora di più con i nostri prodotti agricoli, che sono poi delle eccellenze assolute
riconosciute a livello internazionale. Questo è il brand che noi stiamo, il brand che abbiamo utilizzato era Abruzzo Sostenibile, noi stiamo promuovendo il brand Abruzzo e il Made in Abruzzo, questa è la novità vera. Made in Abruzzo che significa tutte le cose che vi ho raccontato prima, che è quell'unicità che può far forte la nostra regione e può dar spazio a una grande crescita di tutti quanti i settori. C'è un ritorno all'agricoltura e ai prodotti buoni? Ma ecco, l'agricoltura sta facendo evoluzioni enormi, ha fatto evoluzioni enormi in Abruzzo e sta facendo delle evoluzioni in questo momento stratosferiche. Ci sono settori e comparti che hanno una solidità e forza economica enorme, per fare degli esempi il vino oppure la patata del Fucino oppure quello che può essere anche il valore dei nostri oli, ma ci sono anche dei prodotti che sono i prodotti tra virgolette di nicchia ma che danno forte identità al nostro territorio e soprattutto hanno un mercato, la possibilità di crescere in maniera enorme, come lo zafferano, i nostri tartufi, i nostri legumi, cioè tutta una serie di elementi che sono frutto del valore del nostro territorio. L'ARAP ha portato avanti un monitoraggio sulla missione, cosa fatta per la prima volta. Per la prima volta infatti si è partiti con questo processo di internazionalizzazione che non è concluso, mettendo a disposizione delle aziende strumenti di business intelligence. L'ARAP è anche a disposizione per dare la possibilità alle aziende di accedere a finanziamenti che sono fondi SIMEST, con un servizio di assistenza in grado di fornire tutte le informazioni. A sviscerare i dati il direttore ARAP Antonio Morgante, che ha presentato i dati della piattaforma, il Brand Monitoring Report. Gli strumenti tecnici innovativi sono stati approntati prima, come la piattaforma attivata a novembre che è ancora operativa. Ci sono stati nel corso della missione contratti conclusi e contratti che si stanno per concludere, sollecitati interessi anche di paesi, come si diceva, molto lontani da Dubai. In tempo reale la piattaforma ha detto che alcune parole chiave relative all'agrifood e al marchio Abruzzo hanno fatto parlare di sé, attingendo ai web e social. Dal 14 di gennaio sino al 23 febbraio come periodo di riferimento c'è stato un primo picco nel periodo della missione istituzionale e poi anche per agrifood. Le mention, cioè quante volte la regione Abruzzo è stata nominata, sono state tantissime. C'è stata una moltiplicazione esponenziale, soprattutto da parte del web e di riviste specializzate. Gelateria, falconeria, anche questi sono stati temi di interesse. I dati dicono che la maggioranza del sentiment è positivo. Si è parlato bene, insomma, dell'Abruzzo. Siamo con il direttore di ARAP, Antonio Morgante. È finita questa missione nella grande vetrina mondiale che è stata Expo 2020 con Abruzzo Sostenibile nell'Agrifood. Avete portato 22 imprese, più di 120 prodotti. Oggi presentate i risultati. Quali sono stati, che ambiente avete trovato e soprattutto che cosa vi dicono anche le imprese come possibilità di inserirsi in questi nuovi mercati? Beh, come detto qualche tempo fa, prima di partire per la missione, avremmo fatto un momento comunque di sintesi e un momento di consuntivo, quindi questo è il momento di farlo. Ci sono stati molti momenti di B2B anche molto importanti per le imprese interessate. L'immagine dell'Abruzzo e l'immagine dei nostri prodotti è concretamente cresciuta e oggi ne daremo dimostrazioni con le varie analisi che abbiamo fatto sulle piattaforme telematiche. Quindi credo che ARAP con la Regione Abruzzo questa volta abbiano fatto un buon servizio per il sistema Abruzzo nel suo complesso. Si è presentato per la prima volta appunto il sistema Abruzzo, non in ordine sparso, un brand, un marchio facilmente identificabile e anche riconoscibile. Tra i vari prodotti che avete portato, qual è stato, se può dirlo, quello che è stato maggiormente apprezzato, per cui c'è stata maggiore curiosità? La maggiore curiosità sicuramente l'hanno avuta gli oli, perché ancora è un mercato molto immaturo quello di Dubai, degli Emirati, comunque della penisola arabica rispetto al nostro olio d'oliva. Grande interesse hanno suscitato anche i nostri vini, perché si collocano in una fascia che ancora non è rappresentata in quei territori, cioè una fascia intermedia di elevatissima qualità, mentre troviamo grandi vini italiani con prezzi davvero importanti oppure prezzi di più bassa qualità, la fascia intermedia che può essere proprio rappresentata dai nostri vini, quindi Montepulciano, Cerasuolo, Trebbiano, Pecorino, è una fascia molto interessante e in questo insomma abbiamo avuto dei ritorni molto importanti rispetto a quelli che sono gli interessi degli importatori. Ovviamente questa non voleva essere soltanto una vetrina mera a se stessa, ma anche una possibilità concreta poi di inserimento delle imprese abruzzesi in mercati nuovi, anche la possibilità per le imprese, perché l'ARAP fa anche questo, di dare informazioni, facilita anche l'accesso ai bandi. C'è stato un riscontro anche in questo senso?
C'è stato riscontro anche in questo senso, perché si sono chiuse alcune operazioni di mercato proprio lì. Sappiamo che alcuni operatori nostri quindi torneranno a Dubai proprio per concretizzare altri accordi, e sappiamo anche che noi stiamo dando anche come ARAP, quindi come regione, come sistema regione, il supporto a chi volesse intraprendere adesso seriamente la strada delle esportazioni, anche e soprattutto attraverso gli strumenti che mette a disposizione il governo italiano. Con SACE abbiamo, e la presenteremo oggi, un accordo che ci consentirà di accompagnare quindi il mondo della garanzia del credito e comunque del sostegno finanziario chi volesse percorrere vie interessanti ed investimento negli Emirati. Ecco, in un momento in cui ci sono purtroppo questi venti di guerra, questo conflitto, ci sono anche difficoltà ad esempio per alcuni prodotti, l'approvvigionamento legato ovviamente ai paesi che in questo momento stanno vivendo questa situazione, questo apre anche nuovi sbocchi, apre anche nuove possibilità? Assolutamente sì, questo momento non è un momento particolarmente favorevole, perché la logistica per esempio dei voli internazionali si sta concentrando tutta su Dubai con l'eliminazione delle rotte sulla Russia. E quindi questo sta creando delle complicazioni, però probabilmente questo è anche il periodo per chi realmente è interessato, quindi realmente è intenzionato ad investire, di mettere i piedi in quei territori. Quindi cerchiamo anche con un sostegno ancora maggiore da parte nostra di creare le condizioni per fare gli investimenti anche in questo momento. Infine, se volessimo dare un voto alla vostra missione, a quello che è il risultato, quale sarebbe? Soprattutto è un progetto, un modello innovativo da replicare, direttore? Beh, i voti non li do, ma abbiamo dei dati concreti che sono oggettivi, quindi quelli delle piattaforme telematiche che oggi vedremo, che oggi stiamo discutendo qui proprio in conferenza stampa. Torneremo ancora a Dubai la settimana, quella che va i giorni che vanno dal 14 al 16 e dal 21 al 23. Ovviamente non ci occuperemo di agri-food, ma ci occuperemo di idrogeno, energie alternative e anche di medie imprese industriali che vogliono comprendere che cosa è il mercato. Quindi sicuramente l'esperienza fatta a metà febbraio ci servirà anche per questi altri due periodi, e quindi noi ci siamo e cerchiamo di implementare il modello. Un modello credo vincente anche per quantomeno conoscere i mercati e quello che sta succedendo nel mondo, almeno nell'area rappresentata oggi da Dubai e dagli Emirati Arabi. Quali sono i risultati di questa missione a Dubai? Si è parlato di agri-food, avete portato tante imprese, tanti prodotti. Sì, i risultati non hanno tradito le ambizioni e le aspettative che avevamo da questa missione. Abbiamo lavorato tanto nella fase di preparazione con strumenti nuovi e diciamo diversi rispetto ai classici strumenti che hanno accompagnato l'Abruzzo nelle altre fiere. Abbiamo iniziato a ragionare con strumenti di mention, brand mention, web analysis, strumenti che hanno in qualche modo aiutato a farci conoscere meglio e che stanno ancora lavorando. Strumenti con i quali abbiamo iniziato a monitorare il brand Abruzzo, che noi vediamo come traino rispetto a tutte le imprese che abbiamo accompagnato a Dubai. I risultati sono stati molto, molto positivi. Abbiamo, diciamo, realizzato delle masterclass, dei momenti esperienziali che sono stati molto apprezzati da parte anche sia di strutture emiratine quanto di export manager locali. Il progetto va avanti, nel senso che tutti gli strumenti che abbiamo messo insieme sono a disposizione delle aziende della regione. Non ci fermiamo a Dubai e vogliamo proseguire questo tipo di attività. Partiamo dalla piattaforma telematica, uno strumento che oggettivamente oggi ci restituisce dei numeri che sono, come abbiamo detto, positivi, ma sui quali continueremo a lavorare. Quindi per la prima volta abbiamo oggettività di risultato. Quali sono stati? Praticamente sono stati apprezzati tutti, cioè nel senso che dal vino all'olio, alla pizza, allo zafferano, al tartufo, abbiamo avuto molti riscontri positivi. Ripeto, le imprese oggi già hanno preso contatti con strutture per la vendita, sia, cioè, anche come per un prodotto come il vino, che
sappiamo lì non essere proprio accettato. Quindi inizia un percorso, l'abbiamo iniziato bene, chiaramente anche le aziende oggi devono impegnarsi, perché il ruolo dell'internazionalizzazione in questo periodo storico è molto complesso, cioè ha all'interno tante variabili che noi tutto sommato vogliamo mettere insieme.